Gibè, stavolta te lo dico io, abbiamo vinto a Milano, eh. Stiamo festeggiando proprio quello. Siamo più forti, diceva Mancini dopo il gol di Dybala. Io adesso non so se è vero o meno, però diciamo che qualcosa l'abbiamo fatta. Nonostante quel cambio di formazione di Mourinho, se non ha fatto capire nulla a loro, anche a noi non è che ha creato molta... Quindi si soffre. Poi la grande perla di Dybala, prendiamo campo, prendiamo coraggio, dominiamo. Poi si riprende un po' l'Inter, con la traversa di Çalhanoğlu e quei due falletti, quelle due ammonizioni rimediate da Lautaro, e poi arriva lui. E a un certo punto, tum, 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 arriva lui, l'uomo nero, il grande Chris Smalling. Il ragazzone ci fa vincere a Milano con un grandissimo e sontuoso gol di testa, perché il ragazzone è vegetariano, mangia l'erba, e più mangia erba e più segna, e noi abbiamo espugnato Milano. Spiace, perché Chris ce l'abbiamo noi. Dagli Chris, dagli Roma. E ora giovedì sera contro il Betis per andare in testa alla classifica, e poi domenica contro il Lecce. Forza Roma!